situazione, si tiri dietro tutto quello che è il torbido della Terra. Però questa farina fossile ha degli aspetti negativi. Allora, innanzitutto non è infinita, essendo un prodotto naturale, prima o poi finirà e quindi è difficile trovarne di buona qualità. Hanno provato a fare dei lavaggi per poterla riutilizzare, ma non sembrerebbe insomma che la qualità sia sempre più scarsa. E non è un ingrediente, perché non rimane nella birra, però è un coadiuvante che entra proprio a contatto con la birra, e tanto quanto si porta via il torbido potrebbe rilasciare degli elementi all'interno della birra, e quello più fastidioso ci hanno spiegato che è il ferro. Quindi se si beve della birra che ha un sapore ferroso è dovuta alla scarsa qualità della farina fossile. Poi è un prodotto speciale, è un frutto speciale, scusate, quindi è difficile smaltirlo e può essere dannoso per l'uomo. Non me lo utilizzo perché ne parlo la birra, perché mi è spintato bagnato, però se a contatto con l'uomo quando è asciutto potrebbe creare dei problemi alle vie respiratorie. Quindi Carver ha messo da parte questo tipo di prodotto per la filtrazione e utilizza la microfiltrazione tangenziale, che avviene attraverso dei moduli, dei cilindri che contengono delle cannucce, tantissime cannucce che hanno 1,5 mm di diametro, che sono tutte forate lungo la superficie. La birra viene fatta passare attraverso queste cannucce ad una pressione molto forte in maniera tale che non si otturi niente, e in maniera meccanica avviene la filtrazione, la stessa cosa che fa la